Quando mi va lo prendo, quando non mi va non lo prendo. Tu già non sei questa. Non sei questa. L'unico obiettivo tuo all'occhio degli altri era farmi passare come un cattivo, una persona di m***a. Non sappiamo. Sappiamo. Ah, già ve l'ha detto? Vabbè, la prendo a me. Vabbè. Mi sto Beh, anche se non c***o lei, mi piego. Ma non credo, sei. Non ci credo, dai. Sì. Sì, ma te più che altro, a che gioco stai giocando più che altro? A mio. Che gioco è? Mi interessa. No, perché, no, perché appena lui si avvicina lei dice di no, quindi non è interesse. Quello che voglio. Quando voglio. Non l'hai ottenuto alla fine? Ma perché non lo volevo. Invece sì, perché lo sei andato a prendere, quindi sì che volevi qualcosa. Volevo, non ti s***o dopo che stai di s***o un'altra, ti lascio nel letto da sola e ti impago a dormire con lei. E se non mi vince è un ripiego, è differenza, capito? Se la come vuoi, lui, però non ha senso. No. Quando mi va lo prendo, quando non mi va non lo prendo. Ma a me non me ne frega niente, cioè io non è che ci sto male, a me sbatte il c***o di sta gente, cioè non fa parte della mia vita, vale zero per me. Beh, ho capito, siamo qua, chiaramente se ne ovvio, parla. Ovvio, perché io sono venuta qua che ho voglia di divertirmi, non di certo di fare sti teatrini dalla mattina alla sera. Perché sembra il circo. Ma Vanessa con chi è che ce l'ha, che non ho capito? No, ce l'ha con Simone. Beh, qual è il problema? Tu, qual è il tuo problema? Ovviamente il mio è palese. Ok, ma cosa c'entro io? Se tu hai dei problemi con Simo, prendilo da parte e ci parli con lui. Sì, prima che succedesse quello che è successo ieri. Era successo un bacio nell'esterna. Bacio, va bene, siamo lì comunque, quindi... No, non è uguale. Va bene, se tu hai dei problemi, parlane con lui e lasciami fuori. Simone, adesso è il tuo momento. Alzati, vai a chiarire. Allora? E allora? Quindi? Cosa quindi? Tu che c'entri in questo momento? No, voglio vedere. Io con te parlo separatamente. No, io non devo parlare di niente. Io sto, voglio sentire, sono proprio curioso. No, a me sto giochetto mi sta interessando particolarmente. Mi sto reso conto di tante cose. Tu con me non devi parlare di niente. Cioè, che è diverso. Tu con me non devi parlare di niente. Abbiamo risolto la questione con lei. Se hai dei problemi, più che altro devi risolvere. Va bene, parliamo io e te allora. No, io non voglio parlare con te. Tu già non sei questa. Non sei questa. L'unico obiettivo tuo all'occhio degli altri era farmi passare come un cattivo, una persona di mettendo in dubbio per un anno e tre come ti ho trattato. Non devi urlare, non ti avvicinare, va bene, ti avvicina. A me non mi serve questa cosa qua, a me serve questa cosa qua, va bene. Non mi serve questa cosa qua. Mettendo in dubbio quello che io sono stato con te per un anno e tre mesi. Ma tu, cioè, stai facendo ma io? Una cosa, visto che devi fare ma io? Per favore andare. Voglio vedere che mi racconti mo. Ah, voglio vedere non che mi interessa racconti le telecamere di là. Andiamo qua dentro che non ci sono le telecamere dirette. Non ti guarderò più. Guardami mentre mi parli. Non ti guarderò più. Dobbiamo stare qua altri giorni, guardami mentre mi parli. Non ti guarderò più, adesso. Adesso ci sto ragionando. Io una persona come te non la voglio più vedere né sentire, ci starò male, non mi interessa niente. No, se tu sentissi come parlo agli altri di te, di come parlo della nostra storia, di quello che siamo e nonostante litighiamo... Io anche ne parlo esattamente come ne parli tu. La differenza e allora perché davanti all'arte mi devi far passare per un uomo per una persona cattiva? Io non so cattivo, ma... Io nella vita mia non sono mai stato cattivo, non so cattivo! Tu mi stai facendo passare invece per una persona falsa che io non sono. Scusando, io dico solo la realtà dei fatti. Accusando. Quando no, mi andava di fare una cosa, no. Quando ho rosicato per te l'ho ammesso, quando ho dovuto piangere per te, quando sei arrivato io non ho pianto per te. Non l'hai ammesso che hai rosicato per me, non l'hai mai ammesso. Hai ma se sono entrata qui dicendo no a me mi dà fastidio. Ma chi c***o è? Ma tu l'avresti fatto se io stessi a letto con un altro? Pensa un po'. Tu saresti entrato e mi avresti preso e mi avresti detto a me mi dà fastidio, vieni ti qua. Ti portavo in camera con me. Io non ti guarderò mai più. Ma mai più. Lo sai come sono fatto? Io se te guardo, non te guardo. Ma non so dove sono. Spero che almeno questo è vero. Basta, non condivido. Basta, io penso che questo sia vero. Stasera mi fai sentire qualcosa e non è con lei, ti spacca la faccia. Io spero che questo sia vero, Sì, non mi devi andare proprio. So dove siano giuste che provo. Per quale ti e dillo. Non ti condivido più. Dillo. E abbiamo. Stop! Che cosa? Qui a Ex on the Beach ti amo, non si può sentire. L'amore è strano. L'amore è proprio strano. Tu non me l'hai detto però. Io ti amo tanto proprio. Non ti ha dare più a urlarmi in faccia pezzo di c***o. E tu non ti ha dare a fare la storia. Sarebbe stato fantastico. Fermi un po' tutti. Giusa? Non è vero. Giusa? Ah no, non so. Quindi andiamo a fare passeggiate con Tammy al mare? Sì. Non è vero. Non è vero. Questo è meraviglioso. Questa è follia. Questa è follia. Benvenuti a Ex on the Beach. Ma qua veramente potremmo
molto bravi. Benvenuti. No, guarda, io per la prima volta. Io, allora, aspettate un attimo, perché qua mi voglio prendere del tempo per fare una dichiarazione del genere. Mi sono tolto il titolo di. Puoi aspettarmi, per favore? Io è la prima volta che ti do ragione. Attenzione sul podio questa sera. Posto numero uno. Posto numero uno, Valentina scende sul podio e sale. Jasmine col posto dell'incoerente, un applauso. Valentina è scesa, raga. Valentina è passata al secondo. Raga, voi non siete incoerenti da 4 giorni, state proprio fuori classifica.